luce? Luce? Luce, luce. No, qua. Allora, o le dormiamo, o le abbassiamo tutte. Sotto buono di rock. Un impostore, perché appena si è arrivato vinto luce. Un impostore, appena si è arrivato vinto luce. Luce. Adesso l'ho visto, che non ci devo fidare. Ci vorrebbe un momento ricreativo, campo di musica. Vabbè, io cercherò di essere il più veloce possibile, ho solamente 102 slide da farvi vedere. Mi dispiace, no, tanto vedete l'ora. No, vabbè, intanto io inizio senza iniziare a parlare, perché parlerò di un settore abbastanza interessante. Innanzitutto inizio con ringraziare i ragazzi del gruppo, perché pensavo che era interessante, effettivamente è stata molto molto interessante, e la prossima volta propongo uno streaming, no? Così almeno chi non ci può raggiungere in sala ci può seguire da dove sta, perché è veramente molto interessante. E vabbè, io sono Mirko Reani, mi presento per chi non mi conosce, mi occupo di telefonia da qualche anno e ringrazio la partecipazione, insomma, perché ritengo importante questo settore, perché è strategico ai fini della vita quotidiana di ognuno di noi e professionale anche, no? E abbiamo sentito parlare il dottor Veltri, il Tosoni, di cifre imbarazzanti, situazioni clamorose, e sicuramente molti di noi, tipo compreso io, vorrei fare delle domande più tardi, perché sono delle situazioni reali che poi ci toccano nella vita quotidiana. Io ho una bimba di 12 mesi, quindi un anno, e vorrei sapere il futuro che ci aspetta, visto quello che abbiamo sentito, no? Quindi mi piacerebbe fare delle domande, quindi voglio essere veramente molto molto breve. Vabbè, io la telefonia, faccio un piccolo excursus prima di arrivare al perché dell'intervento, no? Allora, la telefonia perché rappresenta un nodo importante nella nostra vita quotidiana, reale, e tutto, quando parliamo di cifroni da milioni di euro, ma nel singolo rappresenta poco, che poi diventa tanto per l'utilizzo. Vi faccio dei piccoli numeri. Allora, ad oggi in Italia io mi occupo di telefonia sia fissa che mobile, quindi facendo un piccolo specificazione, allora, tutte le aziende sono connesse a internet, parlando di rete fissa. Ad oggi in Italia, che è fanalino di coda in Europa naturalmente, vabbè, comunque contiamo il 58% di famiglie connesse ad internet. Poi abbiamo però un primato in assoluto, questo nel mondo, siamo uno dei paesi con più telefoni cellulari in mano, si conta praticamente il 158% di SIM in più rispetto, cioè tendenzialmente ognuno di noi ha almeno due SIM in media, compresi i bambini e tutti i vari, quindi si parla di circa 97 milioni di utenze attive in Italia, su 60 milioni di persone, quindi insomma un qualcosa di pazzesco, che comunque sia, secondo me, ha generato anche una parte di questa crisi, perché poi le famiglie fino a qualche tempo fa neanche sapevano quello che era il telefono. Però vabbè, a me mi dava mangiare quasi tutti i giorni, quindi dobbiamo rispettare, dobbiamo essere onesti, no? E naturalmente, occupandomi di questo settore da 10 anni, ho visto un po' l'excursus di tutto quello che è successo. E è vero che il settore energia elettrica è sceso, la telefonia ha avuto un baratro di discesa di prezzi, perché io mi ricordo nel 2004 vendevamo un abbonamento con 1000 minuti a 99 euro. Oggi io lavoro per un operatore, per due operatori, uno lo vende a 20, uno a 29 euro, tutto illimitato. Quindi insomma parliamo di un qualcosa che non... una discesa di prezzi veramente clamorosa. Però che c'è di controparte? Prima parlavamo con Alessandro e si discuteva, dice, ma cavolo, le tariffe sono buone, sono convenienti, così. Sicuramente la parte commerciale è bellissima, però poi in qualche altra parte bisogna far quadrare i conti. Quindi sicuramente in qualche altra parte ci vanno a prendere questi soldi. Io adesso vorrei sfidare qualcuno, visto, cerchiamo di rendere un po' interattiva, così la accorciamo pure. Chi di voi, o personalmente, o vicino alla famiglia, o comunque un amico, ma secondo me chiunque di noi, è stato almeno una volta, si è sentito truffato da un'azienda di telefonia, sia fissa sia mobile? E vi alza la mano, che tutti quanti non sono stati tutti quanti truffati? Tutti, almeno una volta nella vita, o noi personalmente, o un familiare, cioè tutti quanti. Cioè vuol dire che praticamente è veramente un qualcosa che va a toccare poi le tasche di ognuno di noi, no? Bene, io vi voglio presentare stasera
Quello che diceva il dottor Feltri è quello si chiama Feltri. È Feltri. Vabbè, un po' lapsus dovuto all'orario, no? È la mancanza di informazione in Italia, no? E quindi noi, anche che facciamo commercio tutti i giorni, ce ne dobbiamo un po' prendere responsabilità, dobbiamo mettere un po' in atto delle situazioni tali per cui queste informazioni che noi possiamo prendere dobbiamo poi riversarle al pubblico finale. L'istituto di cui vi parlerò stasera esiste dal 1997, dalla legge Maccanico, quindi qualche anno fa. La legge Maccanico istituì l'Agicom, che è l'Authority per la garanzia delle comunicazioni. A livello regionale l'Agicom serve di comitati regionali, quindi Corecom, comitati regionali per le comunicazioni, quindi siamo coperti anche nella regione Marche per il Corecom Marche. Il Corecom si occupa praticamente di servizio di far valere i diritti degli utenti finali nei confronti di tutti quanti quelli che offrono servizi di comunicazione, quindi telefonia fissa, mobile, internet, radio e TV, quindi Sky, Mediaset Premium. Quanti di voi sono stati o hanno provato a truffare Sky, Mediaset, cioè chiunque, veramente c'è un mercato lì imbarazzante. Che fanno questi comitati? Questi comitati mettono in comunicazione l'utente finale e chi offre il servizio. Come lo fanno? In maniera totalmente gratuita. Naturalmente c'è una serie di documentazioni da presentare e quant'altro. Naturalmente quanti di voi quanti di voi erano a conoscenza di sta roba? Di questo comitato? Bene. praticamente nessuno lo conosce, veramente molto pochi. Io naturalmente, occupandomi di telefonia, mi sono sentito in dovere di dover promulgare sta roba e sono stato praticamente, penso di essere l'unico negozio a farlo sul pubblico, quindi in strada, contro anche il mio gestore principale. Perché io ogni giorno almeno faccio 3 o 4 clienti che arrivano con queste fatture sempre gonfiate, o un servizio a pagamento, o una tassa, una tariffa che non riporta con quello che era per dire, insomma, qualsiasi, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da poter scoprire. Noi, come dicevamo prima, le soluzioni ce ne stanno tante, ce ne stanno. Il Corecom è sicuramente una di quelle che porta più risultati. Io in questo momento ho fatto un numero di pratiche che non possono essere 1000, ma vi posso garantire che in questo momento ho fatto un numero, dobbiamo aver fatto circa 60 ricorsi, cioè abbiamo un 98% di ricorsi vinti, con cifre anche interessanti, perché abbiamo aziende che hanno raggiunto fino a 6.000 euro di recuperato. Oggi abbiamo anche transazioni piccole, veloci, anche con, vabbè, mettiamoci d'accordo, ecco, di un tablet, il valore pari a quello che ci dovevi dare, ci mettiamo d'accordo. Quindi tendenzialmente gli strumenti ci stanno, quindi tutte quante le persone che si sentono, pensano di essere state truffate dall'operatore telefonico, tipo un messaggio a pagamento, tipo passa alla gente o arriva la telefonata, come diceva prima il ragazzo dell'energia, quando ricevete le chiamate statene lontani, perché anche quando vi dicono facciamo la registrazione vocale, il problema qual è? Che la registrazione non avviene nel momento in cui il cliente, l'operatore chiama, avviene dopo la registrazione. Quindi se prima ti dice ti faccio 10, poi tu gli dici ok, accetti l'offerta che si chiama Bingo Ballo, sì, magari quell'offerta costa 19, tu non lo scoprirai mai, solo quando arriva la fattura lo vedi. A quel punto tu dici, ma io ho la registrazione, sì, che gli hai detto ok, quella ce l'hai, gli hai detto sì, ok, al nome, quel nome non è 10 euro, è 19, però a quel punto c'è, insomma, questo un mezzo che possiamo utilizzare gratuitamente. Naturalmente molte volte si fa difficoltà da personalmente andare a fare queste cose, perché comunque sì, bisogna capirci qualcosa. Per ignoranza o per mancanza di informazioni non si va avanti. Vi posso garantire che un 98% di pratiche vinte è una cosa importante. Noi offriamo questo servizio in maniera totalmente gratuita, poi per chi vorrà stesso cercheremo di dare maggiori informazioni e spazio a questo servizio. Abbiamo costruito un gruppo di lavoro, io mi occupo di verificare l'effettivo bisogno e la possibilità di poter ricorrere contro queste società, perché mi occupo di telefonia, quindi vado a vedere, ci capisco qualcosa sulle fatture di 12 anni che è vero, quindi vado a verificare se effettivamente c'è la possibilità di poter procedere. C'è una persona che si occupa della parte amministrativa, quindi prepariamo tutto il ricorso, la parte, diciamo, burocratica della documentazione da preparare. Poi abbiamo un legale che invece si occupa veramente di andare
a propinare la pratica direttamente al core, come fare una conciliazione nel caso in cui l'importo sia leggermente più basso rispetto agli standard tradizionali. Quindi vi dico una cosa, anche nel mondo della telefonia che ci tocca da vicino, perché sempre di più abbiamo questo telefono in mano, vi faccio qualche altro numero veloce e poi chiudo. Siamo in mano circa 6 ore e mezza al giorno col telefono in mano, si passa, un italiano medio sta 6 ore al giorno col telefono in mano, 2 ore e mezza li passa su social network e le applicazioni varie del telefono beccano praticamente l'80% del traffico truffaldino. L'applicazione per eccellenza, e penso che ce l'ha scaricata chiunque c'ha uno smartphone, è il medio.it. Ce l'avete tutti quanti? Il medio.it, ce l'avete? Non lo scaricate, perché dal medio.it partono l'80% dei messaggi a pagamento che poi arrivano sul coso. Nessuno lo sa. Quando si aprono i banner strani, chiudeteli prima possibile, perché da lì partono i servizi a pagamento. Vabbè, queste sono piccole situazioni, piccoli consigli che si possono dare. Non rispondete quando vi chiamano al telefono, cercate comunque sia sempre di avere un punto di riferimento fisico, perché ogni giorno stessa cosa, arrivano persone nel negozio che si lamentano di ma ho ricevuto la chiamata, ok, al telefono. Purtroppo siamo in Italia, parliamo di corruzione, parliamo di situazione, non c'è legalità, c'è un forte senso di libertà di fare quello che si pare. Quindi al telefono, soprattutto quando non si è a faccia, cioè si può fare quello che si vuole, quindi tendenzialmente quando c'è un punto di riferimento sul territorio, andateci. Tanto ormai centri commerciali e negozi ce ne stanno come i funghi, quindi sicuramente avere un punto di riferimento di persona è sempre più opportuno rispetto, almeno ci potete dare lo schiaffi, no? Cioè, se vi posso propinare qualcosa, almeno lo schiaffi ci potete dare. In quel modo invece si bisogna ricorrere, perdere tempo e quant'altro. Bene, io quello che dovevo fare l'ho fatto, perché non voglio rubare tempo alle domande che poi ci saranno, e ringrazio ancora i ragazzi del gruppo, andate avanti così, ci sta veramente una grande informazione. Grazie, buona serata.